Ehi. Che è successo? Tom ha incolpato me per la missione pur sapendo del tradimento. È impazzito. Ha chiuso alcuni dei suoi in cantina, ne ha cacciati altri. Ha organizzato processi sommari come Enrico VIII. E poi girano voci di persone scomparse nel nulla. Beh, che vorresti fare? Lo voglio morto. E spero che mi aiuterai. Bene, da dove cominciamo? Ci sono dei civili alla fattoria di Tom. Dobbiamo portarli in un luogo sicuro. Ci penso io, ma tu devi farmi entrare in quella base. Ci stiamo lavorando. Ah, con tutto il rispetto, capo, gli assedi non sono esattamente il nostro forte. Ci faranno a pezzi. Sei un insicuro, Connor? No, sono sicuro che ci faranno a pezzi. Alla base pensiamo io e Jordan. Voi tre concentratevi sull'evacuazione. Ho visto due scuolabus fuori dal centro commerciale. Dovremmo usarli per portare via i civili. Buona idea. Jessa, li rimetti tu in moto? Ma cosa dovevo fare qua? Che collezione c'era? Nella mia specialità, quegli stronzetti torneranno come nuovi. Ok, io cerco qualcosa per rinforzare gli stelli. Perfetto. Un blindobus. La cascata dei chiodi, vorrei capire che cazzo serve una bevanda. Connor, ho un incarico anche per te. Non mi mandare a prendere l'acqua. Il pozzo è contaminato. È come quando giocavo a football al liceo. Su, dammi qualcosa di importante da fare. Ascolta, l'acqua è vitale. Ci servono scorte per almeno 30 persone e nel rifugio ci sono bottiglie a non finire. Comincia da lì. Prendi l'acqua, Connor. Fai i bagagli, Connor. Sono il galoppino dell'apocalisse. Poverino lui. Se Tom sospetta... Non sospetta un bel niente, altrimenti saremmo già morti. Fai tu da cavia per dimostrarlo. Cazzo, eppure Tom sembrava a posto. Mi prendi per il culo. È uno psicopatico. Quelle galosse hanno offuscato il mio giudizio. Sono sconvolto. Io cosa dovevo fare? Se non mi vede tornare, Tom capirà che c'è sotto qualcosa. E se non avesse ancora finito con te? Affronterò il problema quando si presenterà. Per ora atteniamoci al piano. Ah, vaffanculo, io pensavo che dovessi parlare con questo. Invece il problema è che attacchi un po'. Che cazzo di gran vita. Un po' qui non c'è che c'è scuola più prima. Ok, non lo posso vedere, eh? No, non posso vedere, c'è un tipo di noi sofferranno. Oh, mi devo.
Sì, dritto sul radiatore! Buone notizie, Frank. Abbiamo un piano che ti porterà dritto nella base e che creerà diversi grattacapi a Fontana. Ottimo. Aspetta, chi? Il comandante Fontana? La stronza che coordina l'intera operazione? Ah, sì, biondina, incazzata, l'ho vista in giro. Chiamami quando hai sgombrato la sala da biliardo. Serve un cazzo. Ma bene, sono mancato. Arriva la madonna. Che figlio. Non si può manco usare. Ma fate perdere un botto di tempo. Un botto di strada. Brad, abbiamo un problemino. Hammond vuole il mio aiuto per togliere di mezzo Tom. Ah, fammi sapere come va. Segnarmi un appunto per dopo. Copritemi le spalle! Ciao.
apostoli e riferiscono di una frana fredda in città che finge di accogliere i superstiti. Questo potrebbe quasi interessarmi. Preferisco non sapere che fine faccia. Indaga, ma fai... Ogni giorno la stessa storia. Biliardo e zombie. È giù come un birillo. Hai capita? Un birillo. Testa di zombie in buca d'angolo. La sala da biliardo è al 100% libera dagli zombie. Perfetto, cominciamo subito a trasferire i civili. Ti aspetto fuori dalla base. Questo sistema di baratti post-apocalittici è una vera pacchia. Qualcosa di chi? Non lo so. Ah, ecco. Speriamo che funzioni. Dovrei proprio rinnovare la patente.
cazzo cosa devo fare? Butta di poco. Esplosivo. I militari hanno tirato su una parete da schifo, quindi non ci resta che farla saltare. Cerca un punto debole con la tua fotocamera da nababbi. Da. Non abbiamo tutto il giorno, Frank. Ma non so dove cercare. Ah. Ecco. È qui! Bene. Ora piazza la carica e allontanati. No, ma dai. Ma pensavo di scappare. Al riparo ora, Frank. Mettiti al riparo. Mi riparo dove? Sì, lei sta vicinissimo. Accidenti, furtivi come ninja, eh? Sì, non volevi entrare? Beh, sei dentro. Non dovremmo fare qualcosa per questo allarme? Non ora. Datti una mossa. Prima devo arrivare a quella sala di controllo. Abbastanza di te. Io mi fermo qui, chiuderò la porta. Chiave, quindi non preoccuparti per me. Ma mi lascio militare. Ok, da qui ho accesso limitato al sistema di sicurezza. Ho aperto la porta della prossima stanza. Vai a vedere se c'è qualcosa di utile. C'è questo. Io ci guardo questo schermo. Devo fare la strage. Oh, sì! Hammond, ho un esoscheletro! Wow, buon per te! Ora distruggi la torre di comunicazione, così non chiameranno rinforzi. Ah, tutto qui? E come dovrei fare, esattamente? Sei praticamente dentro un robot. Troverai un modo. Oh, merda! Che cazzo! Occhio dove spari, imbecille! Sa come organizzare un benvenuto. Che cazzo c'è di più? Non puoi farsela. Tengo il pugno. Guarda quello che c'è. Bel lavoro, Frank. La struttura è isolata. Potremmo disattivare anche le torrette, ma questa dannata base ha più cancelli di una pista di ippodromo. Vuol dire tanti? Quando sei passato, distruggi il centro di controllo delle torrette e vedrai che la situazione sarà più tranquilla. Gente! State pronti! Oh, no.
sarebbe? Cazzo, come sta la scena? Oh no, cazzo, no! Non eravate invitati! Chi vi ha invitati? Serio tutto questo schifo? Distruggi quel generatore, Frank. Non ho molto tempo. Ok, è ora di uscire da qui. Qui c'è qualcuno. C'è qualcuno. Un favore, Hammond. Buona fortuna, Frank. E salutami Fontana. Ma dov'è? D'accordo. Devo trovare le ricerche di Barnaby.
Secondo Brad, sono custodite in una camera di sicurezza. Darò un'occhiata in giro. Wes, ho intercettato un altro rapporto di Vic. Sentiamo. Frank è tornato a Willamette e, sorpresa, ha sempre la solita faccia da schiaffi. Lo ammetto, per un istante sono stata lieta di rivederlo. Ho pensato, era ora, insieme faremo progressi. Ma quando vedrai in che condizioni versa la popolazione... Cazzo fa? La maglietta. Ah, lasciamo perdere. Che vada al diavolo. Che ne dici di stabilire il silenzio radio? Solo per un po'. Come preferisci. Che mortale. Cos'è? Completo? Ora capisco che si prova a stare dall'altra parte delle sbarre. Oh, che fatto, come... Vediamo che sto... Come cazzo mi salirà un po'. Cos'è che mi toglie? Allora, con gli chiodi per uno spazio. Ah, c'è un telefono. Adesso. La resistenza è un fattore chiave. Vabbè. Sono in grado di sopportare il dolore e possono lavorare più a lungo e più intensamente. Ma non hanno sensibilità, quindi ignorano le ferite. Perdono gli arti come fossero spiccioli. Gli spiccioli sommati hanno il loro peso. Non è molto conveniente. Però voglio usare sempre questo. Basta. Una struttura di ricerca, eh? Forse ispirata al lavoro del compianto dottor Barnaby? Sempre lì siamo. Mado. Aspetta, magari qua dentro c'è qualcuno. Ah, no. No. Aspetta, quello è 3000. Cos'è questa roba? Rompicapi? Vogliono mandarli all'università? Ah, non li sentivo un altro. Non li sentivo. Oh no, no, no! Supervisore! Non c'è cavia migliore di una cavia viva. Ciao, Nanerotto. Ah, voi
adesso? No. Comandante Fontana ha verificato tutti i progressi del Project Saturn. Non c'è il destinatario. Ovvio, sarebbe troppo facile. Brad diceva che tutto il materiale rubato dal laboratorio di Barnaby sarebbe stato in qualche camera di sicurezza, cioè non qui. Ok, dovrò continuare a cercare. C'era dentro nel mazzo. Torta del cavolo! Spada di ghiaccio. Me la tratta per qualcosa? No. Mazza ferrata, cioè. Sento puzza di zombie. Meglio fare fuori tutto se voglio fare un'ispezione come si dice. Sento puzza. Sì. Le nuove cavie sono abbastanza intelligenti da elaborare previsioni. Ah, si mette male. Quantomeno. Sono anche in grado di comprendere la gratificazione di tardi. No, sì. Certo, ma quello. Se tutto andrà come deve, riuscirò. Capito, dai, fucile a pompa. Non fai pure. Volevi. Ok. Dovrei averli eliminati tutti. Ora, dove sarà la camera di sicurezza? Maledizione, ci saranno migliaia di documenti qui. Che è questo? 24 ore. E dove lo faccio? Se mi parlo proprio come l'arma, questo viene dalla camera di trattamento che ho visto nel laboratorio di Barnaby. Ci sono le coordinate. Perché sento tremare? Ecco qui! I cosi del computer di Barnaby che mancavano. Recuperato dalla squadra di ricognizione Nova 6. E cos'è? Eccoli qui, i documenti che mancavano, tutti timbrati 25 novembre. Il laboratorio di Barnaby è stato perquisito il 25 novembre. Questa è la data che mi porterà alle informazioni giuste. D'accordo, vediamo. Novembre, sì! Aha! Questo sì che è un rapporto di sorveglianza interessante. Ora trovo un computer e ti guardo per bene.
visuale praticamente. Che è una gesta. Andiamo un attimo. Niente. Dunque, vediamo. Wow. Ehi. Ehi, piccoletto. Come va? Oh, cacchio. Stai attento la prossima volta. Che è successo? Mi ostacolavo. Corrente in arrivo. Oh, ok. Hansen, perimetro. Ricevuto. Vargas, inventario, foto, nome e registro. Roger. McCulloch, datti una svegliata. Energia e sicurezza, niente incidenti. Ci penso io. Squadra di trasporto in arrivo, sarà qui in un'ora. Perlustrate questo posto, ok? Signor Cesare. Sì. Bene. Il corpo è stato cremato alle ore 15, il mio settimo fallimento. E... 19 settembre 2006, dottor Russell Barnaby. Questo forse sarà il mio ultimo rapporto. È esplosa un'epidemia al Willamette Mall. Non sono stato io, non so chi l'abbia scatenata. Non mi spiego neanche come sia possibile. Una falla nel contenimento? Io non ho idea. L'esperimento tenente è ancora incompleto. Credo serviranno almeno altri 50 anni di ricerche. Tutti i dati sono lì, caricati nel bene, mio archivio. Bene, così si fa. Al lavoro. Forse un giovane e brillante scienziato ne farà buon uso. Lo scarico. La camera di trattamento non ha ancora superato il 62% di efficienza. Rappresenta la pura essenza della mia creazione. Calder. Non morte la chiamano. Il mondo non ha mai visto ironia più grande. Rimuovete la putrefazione. La furia bestiale, l'assenza di logica. E chiedetevi cosa resta. Uno zombie, un uomo che non si stanca mai. Non si ammala, non invecchia. È così. Gli zombie sono la chiave per l'umana immortalità. Tuttavia, falliti gli esperimenti sul bestiame. Quegli idioti del Pentagono insistono per convertire il morbo in un'arma. Ho delle prove e le tengo custodite in un luogo sicuro. Beh, un agente sconosciuto mi vuole incontrare, forse per uccidermi. Aveva una voce familiare. Forse è un dipendente o un cittadino di Santa Cabeza. Se è così, devo essere preparato. Se qualcuno è sopravvissuto all'incidente e se conoscesse il mio nome o i miei contatti e altro, ricorderebbe dell'accaduto, questo è certo. Per di più, l'infezione si propaga a ritmi elevati. Se fossi sano di mente, resterei sottoterra. Ma confesso di provare l'irrazionale desiderio di poter ammirare la mia opera. In caso di infezione, dovrò tornare qui e usare la camera sperimentale. Un'ultima razio per salvarmi dal morbo che io stesso ho creato. Dunque, addio. Si sappia che ho lottato fino all'ultimo per proteggere la vita. Eppure, la mia opera ha causato innumerevoli morti. No! Che cazzo succede? Hansen! Vattene, svelto! Ah! 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 Ah!
Di te. So chi ha scatenato l'epidemia. È stato Calder, uno dei tuoi soldati. Squadra Charlie, al piano seminterrato. Fatelo uscire allo scoperto. Devo andarmene di qui. Come devi fare? Oh. Vediamo cosa c'è qui. È ancora caldo. Ora ho da fare. Se vuoi la versione breve, quello stronzo di Calder ci ha fregato le prove e Fontana sta cercando di uccidermi. Aspetta, come? Trappola, mostro bastardo, ma quanti scalini! Non ricordo d'averti concesso accrediti stampa. So cosa volete fare. Volete ultimare le ricerche di Barnaby. Trasformare lo zombismo in una chiave per l'immortalità. Per fare soldi con un branco di vecchi milionari. Il piano era questo, ma l'immortalità dà meno profitti del lavoro a buon mercato. Cosa? All'inizio, il cliente voleva usare le ricerche del dottor Barnaby. Poi sono comparsi questi zombie intelligenti e la missione è cambiata. Doma a domestica e a destra. Volete produrre soldati, vero? Creare un esercito di non morti. Ma sei impazzito? Credi daremo armi e libertà a creature così? No. Vogliamo creare coltivatori di caffè. Davvero? Oh, beh, il mercato del caffè va forte. O operai, o macellai, o raccoglitori di frutta, non lo so. Le arachidi, motivarle è una faticaccia, giuro. Braccia, a basso costo. Offerte sul libero mercato. Questi pensano solo ai soldi. Già, ma chi sarebbero questi? Quelli come te, Frank. Ammesso che tu paghi le tasse. È l'ordine naturale. E tutti sapranno cosa hai. Oh, cazzo, Flash. Siamo vicini alla vostra posizione. Vi serve aiuto? Mi sentite? Negativo. Non venite qui. Ah!
possibile che è ancora arriva? Quanta abnegazione per una mercenaria. I lupi hanno a cuore il loro branco, West. Obscuris aveva ciò che mi serviva. Così la Hammond ha smesso di pianificare una rivolta per aiutarmi a entrare nella base. Ok, forse entrando abbiamo lasciato l'ingresso aperto. Il massacro è stato... beh... hanno avuto ciò che meritavano. Ho scoperto che la Obscuris utilizzava gli studi di Barnaby per creare schiavi zombie, il che fa schifo su più livelli. E Calder? Ho una barzelletta. Fermatemi se la conoscete. Un esoscheletro e uno zombie hanno un figlio. Grosso, incazzato e ha le prove che servono per spiegare l'intera vicenda. E che ora mi servono molto, dato che morta Fontana è l'unico modo per dimostrare che è tutto opera del governo. E la battuta stava qui. Devo uscire da qui e trovare Calder. Cos'è il personaggio? Di qua. Non lo scrive. Serve quell'hard disk. Oddio, qualcuno mi aiuti. Vi prego. Il problema è come... eccolo. Ottimo tempismo. Vattene da qui prima che cambi idea! Lo farò, cazzo, lo giuro! Faccio una cosa che... ok. Non ti fugare la base, signore. Spero che Hammond abbia in mente un colpo meno cruento di questo. È finita per la Obscuris. C'è scappato. Ah, è partita un pezzo di più.
che succede? Son! Vola verso la libertà! Nel rifugio! Non ce la faremo! Cosa? Hammond? Sei ancora lì? Merda! Tieni duro, Hammond! Non ti abbandonerò proprio adesso! Rifugio solo. Quindi... dovresti fare più attenzione! Andando lì, il piano di Hammond è fallito. Qualcosa non va al rifugio? È in isolamento, ma qualcosa non quadra. Da un'occhiata e fammi sapere. Cazzo, perché nell'apocalisse è tutto così complicato? Che pirata della strada! Questo posto è fuori controllo. Devo trovare un punto di osservazione più alto. Usare lo zoom. Wow, recinto elettrificato. Non mi interessa proprio una defibrillazione gratuita. Quelli non sono. Brad, luci arancioni lampeggianti. Cosa vogliono dire? Blocco d'emergenza. Nessuno entra o esce finché il sistema non viene riavviato. C'è un pannello sul retro. Premi il pulsante di ripristino e le porte esterne si apriranno. Ok, mi metto subito all'opera. Aspetta. E Calder? Salvare Hammond non ti frutterà quel pulitzer. Io... sì, lo so, Brad. È solo che... sono in debito con lei, va bene? Ah, ok. Dormo un po', però io... ma dove cazzo? Ma come cazzo entra?
niente. Va tutto bene, gente? Sicuro. È stato solo un piccolo incendio in cucina. Ma grazie per l'interessamento. Ok. E splat! Non può entrare nessuno, stiamo ristrutturando. Non stare a scervellarti troppo su questa storia, West. Tira dritto. Ma non ho mai capito come faccio a entrare di là. Non posso entrare di qua. Bene, apriti sesamo, idioti!